Le caratteristiche di Piazza di Siena, di questo bellissimo parco, è la naturalezza. Adesso abbiamo aggiunto questo prato verde che è una cosa formidabile, a detta di tutti i cavalieri, uno dei più bei campi al mondo. E io dico è il più bel campo al mondo perché in una cornice così credo che non si possa fare da un'altra parte. Qua c'è una storia, sono anni e anni e anni. Gli altri possono creare un posto nuovo, questo è un posto naturale creato nel tempo. Indubbiamente ripristinare il campo di Piazza di Siena, il prato di Piazza di Siena in erba è stato un desiderio da parte della Federazione Italiana Sport Equestri e del CONI. Io ho trovato due persone magnifiche, nel nostro presidente Marco Di Paola e da parte di Diego Nepi che praticamente ha curato tutto, per me in modo geniale. Stiamo vedendo uno spettacolo, a parte lo spettacolo tecnico in campo, anche esterno. Una cornice così, con questa eleganza, questa apertura, penso che sia un'emozione. Io ho fatto parecchie edizioni di Piazza di Siena e credo che ogni volta che varchi quella soglia sia un'emozione non solo per i cavalieri ma anche per me che costruisco i percorsi. Ho un grande appoggio a parte del comitato organizzatore nel fornirmi tutti gli anni ostacoli nuovi, ostacoli caratteristici, ostacoli belli, ostacoli tecnicamente all'avanguardia, tecnicamente moderni, e pertanto dopo devo metterci un po' del mio perché mi mettono nelle condizioni di poter lavorare in questo modo. E ancora un grazie al comitato organizzatore per darmi la possibilità di costruire in questo scenario più bello al mondo. Io credo che ieri sia stata una gara molto bella dal punto di vista tecnico e spettacolare. Siamo riusciti a far saltare bene i cavalli. Io credo di avere usato un metro più tecnico che di dimensioni da sforzo per i cavalli, e la tecnicità diciamo che alla fine ha fatto anche un buon spettacolo. Ho visto i cavalli uscire dal campo che non erano affatto faticati, oggi li abbiamo visti saltare in questa gara stupenda e domani li vedremo nel Gran Premio.